Un saluto a tutti, come potete notare un film un minuto sono stato costretto a vedere 50 sfumature di grigio. Addio, sto frustino! Secondo tradizione io adesso dovrei iniziare con i fuck yeah. Non ce ne sono, non potete costringermi a trovare cose buone in questo film! Ok, non vorrei essere troppo cattivo, ma sadico posso esserlo con questo film, perché il libro è il male con tutti i suoi derivati a questo punto, l'abbiamo capito. Un'idea distorta, sempliciotta e banale del sadomaso, una protagonista che è troppo sciocca e innocente per essere vera, Mr. Grey, che è uno stolto che si perde dietro questa e potrebbe avere ogni donna del mondo, una realizzazione tecnica che oscilla tra la fiction tedesca e un porno softcore degli anni 80, e poi si poteva anche salvare la pellicola se non avesse avuto un ritmo da spararsi nei bassi fondi e dei dialoghi da mettere in carcere chi li ha scritti. E dunque vada in sala solo e soltanto chi ha amato la saga letteraria, chi ha soldi da spendere per un umorismo totalmente involontario e chi vuol prendere in giro le sue amiche femministe facendoli notare che quello di Anastasia è il modello femminile che evidentemente adesso è vincente. Vadano in una galassia lontana, lontana, tutti gli spettatori, tutti, aglio, no, va bene, ok. Chi vuole un racconto romantico, chi vuole una storia ben scritta e chi vuole un film fatto bene. Come avrete capito, anche se mi hanno legato le mani per non farmi far bene il gesto del verdetto finale, ci troviamo di fronte a cuor leggero ad un bel sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più e tutti a casa ad ascoltarsi Depeche Mode con Master and Servant. Se apprezzi il fatto che io mi sia fatto torturare per recensire 50 sfumature di grigio, iscriviti al canale, commenta qui sotto e condividi con l'hashtag un film un mine, ora dammi sto frustino!